Dies ist die 24. Folge meiner Fortsetzungsoper Der Fischgesang des giftigen Huhns, in dem die Szene, die nach der Hennenoper kommt, weitergeht. Aus Gewohnheit und aus Gründen der Symmetrie, der Grundkonstellation und damit die Ordnung und Systematik des Universums nicht durcheinandergebracht wird, sollen alle Folgen dieser Fortsetzungsoper eine gewisse Standardlänge nicht überschreiten, weswegen die Szene mittendrin unterbrochen wird, um dann in der nächsten Folge fortgesetzt zu werden. No, 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 così non si può. No, 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 così non si può. Jeder der 26 Hexakkordtypen eröffnet ein ganzes Universum an möglichen Musiken. Aber sie sind nicht alle gleich schön oder brauchbar. Der normale Hexakkord ist sicher der beste. Er ist auch am genauesten erforscht, nicht nur von mir. Die anderen Hexakkordtypen verwende bis jetzt nur ich. Mano, mano, non è mica musica, ricordale questa. Chiama la policordale se vuoi, ma il tricordo è uno solo. Ed è quello di tono. Nessuno ha ancora compreso di quanto sia nuovo. E prima di andare a pasticciare con altre cose, bisogna riuscire a fare il vero tricordale fino in fondo. La musica d'arte con la A maiuscola è una cosa seria, ma è roba da matti. Qui non ci si capisce più niente. Beh, tu hai inventato la tua tecnica tricordale ed io poi ho inventato la mia. Ma no, ma no, la musica è un'arte e l'arte è il linguaggio dello spirito. Non si inventa nulla, si ritrova. Io attraverso lunghe riflessioni sulla natura dell'aspetto soggettivo ed oggettivo in musica che caratterizza il XX secolo sono giunto alla conclusione che la musica tricordale è l'uscita dal vicolo cieco per la grandiosa storia della musica occidentale. All'inizio non l'ho creduto neanch'io, figurarsi se proprio io vado a scoprire una soluzione per tutta la musica occidentale. Ma poi ho scoperto che è proprio vero, me l'ha confermato anche il musicologo Quirino Principe. Questo sono verità imprescindibili, io dico solo la verità perché è assolutamente ed oggettivamente vero che il futuro appartiene alla musica tricordale. Essa infatti è talmente nuova che solo pochissimi riescono a capirlo. Anche tu sei sempre troppo occupato con i tuoi sistemi inventati, tra l'altro completamente assurdi, per poter considerare il mio seriamente. Sprechi il tuo tempo invece di dedicarti alle cose veramente importanti. Se vuoi posso metterci una opera tricordale, tu
tua in modo da capire la differenza. Oibò, certo che sarebbe utile, ma io purtroppo sono morto da ormai 16 anni e non sono mai riuscito ad andare in porto con una opera lirica tricordale. Adesso non ho più voglia. C'è Zabok. Ma no, Ciocchino, Zabok era un disastro. Io dovevo far tutto in fretta con gli allievi e non c'era tempo e dovevo contemporaneamente finire anche la sonanza infinita d'orchestra che poi non è stata mai eseguita. Ma Zabok invece l'hanno eseguito a Verona. Sì, era il venerdì 7 marzo del 1995 a Verona, quindi più di 28 anni fa. Un'opera lirica vera di 2 ore con tanta bella musica, ma gli organizzatori programmarono la rappresentazione per pubblico di bambini che si svolgeva di pomeriggio, quindi non in un orario decente. Dopo l'esecuzione ero esausto fisicamente, psichicamente ed anche moralmente, molto più esausto di quanto fossi mai stato prima. Non avevo trovato che ostacoli e di nuovo dovevo occuparmi di scrivere, copiare e distribuire i programmi di sala personalmente. Il regista invece di sostenere il lavoro e i miei allievi mi faceva solo arrabbiare, e ciò vale anche per tutto l'apparato organizzativo. Alla fine dovetti anche rendermi conto che fra tutti quelli che entrano ed escono dalle classi del conservatorio, anche fra i miei allievi non c'è un vero musicista. Alcuni amici che sono venuti a vedere lo spettacolo dopo, invece di commentare i contenuti del lavoro, si sono solo lamentati che gli esecutori non erano sempre ben intonati. Anche il fatto che dopo tutta questa fatica ci furono solo 2 rappresentazioni parla da sé. Inoltre la direzione di ambedue le istituzioni aveva assicurato che entrambe le rappresentazioni sarebbero state registrate con macchinari professionali, ed invece ora, come ora, non è stata effettuata neanche una registrazione. Fa niente, posso prendere...